Bentrovati all'appuntamento con Linea Diretta, le migliori risposte alle vostre domande. Come sempre su Teleturi affrontiamo tematiche di particolare importanza e ovviamente anche di grande interesse per i nostri telespettatori. Oggi parliamo di ortopedia con il dottor Giovanni Ricci. Salve dottor Buonasera. Ricci. E ovviamente cominciamo a subito presentare le domande che ci sono state già inviate dai nostri telespettatori, che invitiamo comunque a telefonare se hanno invece dei quesiti da porci in diretta. La prima questione è molto direi interessante, perché una telespettatrice dice: mi è stata diagnosticata un'artrosi del ginocchio, mi hanno detto che mi devo fare una protesi, ho 73 anni, un gran dolore e difficoltà ai movimenti, che cosa si può consigliare? Che se l'hanno consigliata di farla, perché l'intervento di protesi di ginocchio è un intervento risolutivo che permette al paziente di avere una motilità completa, di avere quindi una vita di relazione anch'essa completa, e oltre a togliere il dolore influisce nella vita di relazione, ma influisce anche nel nostro sistema nervoso centrale, periferico, cardiaco, perché riprendiamo a fare delle funzionalità vitali che altrimenti che con la senza protesi, solo con il dolore, noi non lo riusciamo a sopportare, in quanto se il paziente sente dolore tende a muoversi sempre meno, muovendosi sempre meno il nostro apparato cardiorespiratorio renale tende a peggiorare e quindi anche l'apparato per esempio vascolare tende a peggiorare e assumiamo dei farmaci che a lungo andare danno fastidio, quindi accumuliamo una cosa sopra l'altra e il risultato è un invecchiamento precoce, mentre invece con la protesi ginocchio, anche così come la protesi d'anca, ti permette di avere una deambulazione normale, il dolore tende a scomparire nel tempo e quindi riprende una funzionalità che ti permette quindi di svolgere un'attività fisica normale. Ecco, tra l'altro sono reduce proprio da una festa di famiglia, da un'esperienza nella quale una persona che avevo incontrato 3 mesi fa esatti in ospedale per l'operazione di protesi al ginocchio, l'ho vista sabato sera ballare e quindi penso che forse si possa dire che la grande preoccupazione soprattutto delle persone di una certa generazione per la protesi del ginocchio sia magari un retaggio del passato, certo. Perché è chiaro che c'è stata un'evoluzione negli ultimi anni. Ci sono stati dei retaggi come l'allucevalgo, che è dolorosissimo, che determina una grossa invalidità, che recidivano, tutta una serie di cose che sono rimaste nella storia ormai. La protesi del ginocchio ha questo grosso vantaggio che ricostituisce le persone a dare a una socializzazione. Quindi vanno al centro anziani, vanno alle feste, vanno in viaggio con gli amici, possono quindi andare al mare, ritornano a una vita normale e questo è il grosso vantaggio che ha. È un intervento importante, poi bisogna vedere che tipo di protesi possiamo mettere, perché c'è anche la possibilità di poter mettere delle protesi più semplici, delle protesi totali. Quindi c'è un invito da parte degli ortopedici di fare l'intervento protesico. Quello che si sta sviluppando è una cooperazione con i medici di famiglia che si sono accorti che hanno la possibilità di risolvere 1000 problemi e che quindi ti guidano verso la parte chirurgica. Le difficoltà chirurgiche ci sono, le difficoltà riabilitative ci sono, ma ormai sono standardizzate, quindi in breve tempo si ritorna a una condizione normale. Insomma, nel giro di una settimana già si riesce a camminare sempre con le stampelle, però il paziente già padrone della sua motilità, quindi riesce ad andare al bagno da solo, riesce a salire e scendere le scale, quindi ci vuole tempo, però nel 30-40 giorni il paziente può anche riguidare la macchina, ecco, quindi è un intervento che dà veramente, il gioco vale la candela, dai. Ecco, un'altra questione anche in questo caso di particolare interesse è un telespettatore in questo caso che si è rotto il crociato giocando a calcio. Mi hanno consigliato di operarmi, mi dice quali sono le ultime tecniche e cosa ne pensa dei legamenti artificiali. Allora, anche qui apriamo un campo importante. Negli anni 80 c'era una regola che operavamo i pazienti soltanto tra i 18 e i 30 anni, non le donne, perché avevamo difficoltà chirurgiche, perché i risultati erano scarsi. Perché tenevamo 2 mesi l'apparecchio cessato e 6 mesi le stampelle, i risultati positivi non erano oltre il 60%, quindi francamente operavi solo pazienti che avevano una grossa instabilità di ginocchio e quindi era una regola di essere abbastanza conservativi. Negli anni è cambiato un po' tutto, diciamo a metà degli anni 80, primi degli anni 90, quando abbiamo cominciato a fare le ricostruzioni legamentose in artroscopia, abbiamo cominciato a adoperare i tutori articolati invece gessi, quindi è un intervento che è cambiato notevolmente. Negli ultimi anni il golden top, perché il legamento deve essere sostituito da un tendine, questo tendine viene prelevato dal nostro organismo, può essere o il tendine rotuleo oppure il gracile del semitendinoso, che sono due tendini che possono poi crescere, diciamo così, quindi non danno una invalidità
pur sostituendo in un pezzo soltanto, c'è questa trasformazione biologica in legamento e questa trasformazione avviene in 3 mesi. Però in questi 3 mesi noi abbiamo una restituzione di integrum del ginocchio e quindi ripermette alla persona di svolgere un'attività normale. Infatti la riabilitazione è divisa in 3 fasi, una prima fase fisioterapica, una seconda fase riabilitativa e una terza fase del gesto tecnico. La prima fase fisioterapica è quella che è per tutti uguale, per un giocatore di serie A o per te o per me o per una persona normale, per cui in un mese noi dobbiamo raggiungere la flessa estensione del ginocchio, quindi camminiamo con le stampelle, non possiamo guidare la macchina, però in un mese riusciamo a flettere e stendere il ginocchio. La seconda fase, quella riabilitativa, introduciamo durante la riabilitazione degli esercizi per ritonificare il tono muscolare e a questo punto cambia la necessità del paziente, quindi se il paziente è un atleta logicamente svolgerà un'attività fisica più pesante, se è una persona normale, quindi un professionista, una persona che quindi ha un pochino più tempo da perdere, quindi di avere un pochino più tempo per il lavoro e meno per il suo ginocchio, si allunga il tempo di riabilitativo e però nel giro di 2-3 mesi il legamento, il tendine che si trasforma in legamento si è vascolarizzato e quindi arriviamo alla terza fase che è quella del gesto tecnico, per cui chi ha lavorato meglio nella seconda fase ha dei risultati più veloci e gli altri un pochino più lentamente. Però si parla di una ripresa del gesto tecnico, di giocare a calcio oppure sciare o fare altre cose, tra il quarto e il settimo mese, a secondo del tono muscolare. Però per tornare una persona normale ci vuole un mesetto, 40 giorni. Ecco, questo è quello che bisogna far capire. E bisogna chiarire bene al paziente che noi sostituiamo un tendine con un legamento, un legamento con un tendine. Quindi questa trasformazione biologica avviene in un certo periodo, che sono appunto questi 3 mesi. In questo ingresso, in questa tecnica ci sono entrati i legamenti artificiali che hanno una storia abbastanza vecchia, abbastanza datata, adesso sono tornati un pochino più di moda e sono fatti in quei pazienti che hanno una instabilità di ginocchio però un'età superiore ai 55-60 anni, dove il tendine non ha una struttura anatomica perfetta e quindi si può sostituire. Quindi nel paziente adulto, diciamo avanzato, con prestazioni tecniche che necessitano una stabilità del ginocchio, per esempio insegnanti di educazione fisica, professori che fanno persone che fanno uso del ginocchio in maniera abbastanza pesante, si può pensare di mettere un tendine o un legamento artificiale. Insieme a questi ci sono quelli da cadavere che possono essere presi alla banca dell'osso e vengono sostituiti, sono gli utilizzati o sono vari sistemi di conservazione e anche questi hanno il loro perché, hanno un po' di difficoltà di introduzione ancora perché nel tempo ancora non sappiamo in che modo la sterilizzazione può sciupare le fibre di collagene, quindi ancora ci sono un po' di discussioni, però una buona fetta questa. E poi non ultimo è il costo, perché il tendine del trapianto costa un sacco di soldi. Il telespettatore ha fatto riferimento al calcio, no? La sensazione che entro un po' anche nel mio campo professionale, nel senso di giornalista sportivo, che il calcio sia uno sport nel quale la rottura ad esempio del crociato sia molto più frequente rispetto ad altre discipline. Qui entriamo in un campo che sai benissimo, quando ho fatto anche il medico d'Arezzo, poi nel calcio siamo sempre stato, quindi il calcio purtroppo ha cambiato modo di essere. Innanzitutto, se noi pensiamo che il campo è lungo 116 metri, mi sembra, e largo 65, e ci giochiamo in 22, vuol dire che lo spazio occupato dai giocatori deve essere quello per giocare. A basket giocano in 10 in un campo più piccolo. Il calcio purtroppo è diventato uno sport traumatico, cosa che prima non era, perché gli scontri avvengono con una velocità maggiore, perché c'è il pressing, i giocatori giocano su 20 metri, quindi hai la possibilità di accelerazione e decelerazioni che sono più importanti rispetto ad altri sport. E poi non ultimo è la tecnica, che è diversa. Per esempio, quando noi giochiamo a rugby siamo preparati all'impatto, perché noi portiamo avanti il pallone e gli altri lo difendono, però siamo già pronti all'impatto con l'altro. Mentre invece il calcio ha un altro problema, che noi giochiamo con le gambe e quindi pensiamo con il cervello a muovere le gambe e non siamo protetti eventualmente da traumi che vengono lateralmente o posteriormente, quindi le nostre articolazioni sono sottoposte a dei traumi in maniera non difesa. È difficile il giocatore che si faccia male per un trauma diretto quando è preparato, e quando proprio non è preparato, e quindi abbiamo una traumatologia diversa rispetto a questo. E per questo che noi abbiamo molti più tipi di traumi, sia alle caviglie sia al ginocchio. E il problema è un altro, è dovuto anche al
tipo di campi da calcio che sono cambiati, perché sono quelli sintetici, quelli misti, e la velocità che è completamente diversa. Una volta la lesione del crociato si rompeva il crociato in quanto avevamo i tacchetti piantati in terra e si ruotavano. I tacchetti negli anni 70 erano messi con delle bullette con il cuoio, si rompevano i tacchetti, ma non eri solidale al campo. Adesso i tacchetti entrano più nel terreno, anche questo facilitano le distorsioni. Bene, credo ci sia una telefonata in diretta. Pronto? Buon pomeriggio. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, prego. Visto che c'è il dottor Ricci in linea, volevo approfittare della sua cortesia. Certo. Io sto facendo delle punture di acido ialuronico a ginocchio, le faccio due volte all'anno, tre. In questi giorni di caldo mi è iniziato un dolore ai ginocchi terribili, e lo strano è che se mi abbasso per sedermi e alzarmi mi fa male sopra il ginocchio, come se il muscolo ci fosse un muscolo che mi tira. Io non mi intendo della formazione del ginocchio, ma io se mi piego per andare seduta sento dolore sopra il ginocchio, se mi rialzo mi tocca proprio, sento un dolore sopra il ginocchio. Quindi non so, è bene che mi faccia di nuovo delle radiografie per vedere che punto sono? Ci sono altre cose che dobbiamo sapere. Quanti anni ha la signora? Quanti anni ha la signora? So che l'età alla signora di anni, di anni ne ho 72. Benissimo. Allora, mi riporto bene, finora non è. Sì, sì, ma quello non lo mettevamo in dubbio. Un attimo, adesso le do tempo anche per andare davanti al televisore a sentire la risposta. Abbiamo la pubblicità, subito dopo la risposta del dottor Ricci. Grazie per il suo intervento. Aspetto, Giglia, grazie. Grazie. Sì, grazie.